Corpo. Non imponete al corpo stress psicologico e il corpo potrà fare quello per cui è programmato, e cioè autocurarsi. Ho visto reni che si sono rigenerati. Ho visto dei cancri che si sono dissolti. Ho visto anche persone cieche a cui è tornata la vista. Per me incurabile vuol dire autoguaribile. Potete cambiare la vita e guarire voi stessi. Beh, la mia storia comincia il 10 marzo 1981. Quel giorno è cambiata la mia vita. È un giorno che non dimenticherò mai. Il mio aereo è precipitato. Mi sono ritrovato in ospedale completamente paralizzato. Si era spezzata la spina dorsale, prima e seconda vertebra cervicale. Non ero più in grado di inghiottire, di bere e di mangiare. Avevo il diaframma distrutto e non potevo respirare. Potevo solo muovere le palpebre. I dottori dicevano che sarei rimasto come un vegetale e che avrei potuto solo strizzare gli occhi per tutta la vita. Questa era la situazione, ma per me non contava come la vedevano loro, contava come la vedevo io. Mi vedevo tornare di nuovo normale e uscire dall'ospedale. L'unica cosa che avessi ancora sana era il mio cervello, e finché il nostro cervello funziona possiamo rimettere le cose a posto. Ero collegato a un respiratore perché il mio diaframma era distrutto. Ma una vocina dentro di me diceva: respira, respira. Mi hanno staccato dal respiratore. Non sapevano spiegarsi come riuscissi a respirare. Ma io dovevo restare concentrato sul mio obiettivo e sulla mia visione. Volevo lasciare l'ospedale coi miei piedi a Natale. Questo era il mio obiettivo. Otto mesi dopo sono uscito dall'ospedale coi miei piedi. Dicevano che era impossibile. Anche quello è un giorno che non scorderò mai. Alle persone sofferenti che ora stanno guardando questo programma dirò solo che, tirando le somme della mia vita, se volessi riassumere tutte le cose che noi possiamo fare, lo farei usando queste parole: l'uomo diventa quello che pensa di essere.